Non lasciatevi ingannare dalla facilità con la quale percorro dei lunghi itinerari in profondità. Il mio organismo è oramai assuefatto a lavori impegnativi in debito di ossigeno. Sono però obbligato a immergermi tutti i giorni per conservare condizione fisica e acquaticità che, senza un allenamento del genere, sparirebbero in poco tempo. Attenzione, rispetto alla tecnica dell'aspetto, l'agguato è più dispendioso e insidioso. In movimento il consumo d'ossigeno è di gran lunga maggiore. Inoltre in profondità si perde la cognizione della quantità di ossigeno bruciata. La pressione della colonna d'acqua che ci sovrasta si aggiunge alla pressione parziale di questo gas nei nostri tessuti, provocando una sensazione di benessere e di abbondanza che non corrisponde alla realtà. Un simile errore di valutazione si può pagare drammaticamente in risalita, quando si riduce la pressione che grava sul nostro corpo e ci accorgiamo